dire ad alta voce la mia gioia. La mia gioia è perché avete scelto Agrigento per questo momento così importante. Agrigento è stato detto una città che è ricca di storia, ma che sa guardare avanti. E credo che in un momento come questo anche la presenza di artisti dell'ambasciata israeliana è un invito a continuare a guardare avanti. Siamo nella terra della concordia, della pace. Siamo in una data che purtroppo è data di tristezza non solo per chi è stato colpito dalla sciagura tanti anni fa, e in questi giorni le immagini stanno entrando nelle nostre case, ci stanno ferendo e quella ferita non riuscirà ad emarginarsi, ma proprio perché stiamo vedendo quelle storie, questa nostra storia, perché ci siamo anche noi in quella storia, credo che questo è un motivo per poter guardare avanti con più fiducia. L'aver scelto il partire di qua è un gesto davvero di grande attenzione e per questa terra, anche essendoci il presidente della regione, credo che per la Sicilia tutta, il poter dire noi possiamo e vogliamo guardare avanti perché soltanto così la storia potrà cambiare, certe pagine possono essere tolte. Non si possono togliere senz'altro, ma dico, non si possono scrivere altre pagine simili. E allora, nel segno della concordia, della fratellanza, del camminare insieme, tocca a noi con sguardo nuovo iniziare una storia nuova, una storia diversa.